tempo. Oh, quest'anno vorremmo fare una cosa un po' speciale per l'avvento. Vorremmo fare il calendario dell'avvento di Darepo con tutti i giochi anni 80, 90 e 2000. Qui Sta a posto, via. vedete tutto quello che ci può uscire, ma scopriamo cosa ci esce nel giorno di Di oggi. oggi, vai, effetti speciali. Ciao a tutti, sono Topo Gigio e oggi vi parlerò di Po. Quindi avete capito che oggi dal nostro calendario dell'avvento è uscito Topo Ah, non Gigio. c'è uscito No, Po? Ok. che è un grande orgoglio italiano. Infatti fu creato nel 1959 La Maria da Maria Perego. Perego, sta scritto anche sull'etichetta. Ma quindi io su tutti i Topo Gigi per vedere se è originale dovevano aver scritto Maria Sì. Perego. Da Maria Perego il marito, però li firma lei, diciamo. E la prima apparizione TV c'è stata in Alta Fedeltà e la voce era di Domenico Modugno. Negli anni la voce è cambiata e potete vedere le varie Ma Beppe voci. Fiorello. Beppe Fiorello, no. Le voci su Wikipedia. Quindi Topo Gigio, dopo aver fatto questo programma Alta Fedeltà, comunque Topo Gigio era un pupazzo animato, cioè proprio un pupazzo, aveva i ditini, si muoveva, aveva i Che vestitini, cosa aveva? i ditini, I ditini. va bene, era proprio ciccioso, però dopo ha fatto anche la pubblicità a Carosello con i pavesini, ma noi tutti anni 90 ce lo ricordiamo perché stava nello Zecchino d'Oro e interagiva con Cino Tortorella. Mago Zurlino, non era Certo, Cino Mago Tortorella. Zurlino. Ok. Infatti ci fu una grandissima polemica nel 2004 quando tolsero Topo Gigio e ci misero Gennaro Stilton. Ma no, che cagata. E infatti dopo hanno ripristinato Topo Gigio allo Beh. Zecchino d'Oro. Topo Gigio appunto è un topo. Un Buh. pupazzo, è un topo, è famoso in tutto il mondo. Pensate che nel 1988 fecero un anime, il cartone animato, diciamo che Sì, vedevamo noi, vero. che si chiamava in Italia Bentornato Topo Gigio ed è famoso per le sue frasi, strapazzami di coccoli e cosa mi dici mai? È vero. Quindi anche Topo Gigio, A me diciamo, piaceva il gatto, quello grosso e ha ciccione. vari, diciamo, animali con cui interagisce, che sono dei topi, che sono Ino e Rosy. Rosy è la fidanzata, è un gatto di cui ha paura, però, nel cartone animato. Invece, diciamo, dal vero, soltanto Ino e Rosy. Io mi ricordo che il mio primo diario, in prima elementare, non so perché, era il diario di Topo Gigio. E quindi, diciamo, se adesso, cioè, quando siete, come per i Simpson, comunque, tutte le generazioni dagli anni 2000 adesso vedono i Simpson, quindi Topo Gigio rifanno gadget su gadget su gadget. Io ho questo peluche con la testa rigida che si può attaccare con la ventosa. Si vede che non mi è piaciuto tanto perché non è molto usato. Infatti hai cicciato soltanto le gambe. Sì, c'era blu col vestito rosso. Poi c'erano queste figure che se ne trovano molte su eBay e sono veramente ben fatte perché sono molto pesanti. E queste non uscivano dalle bustine, io mi ricordo che si compravano in delle ciotole vicino alla cassa, insomma, dei negozi di giocattoli, oppure li potevate trovare nei pasqualoni, vari pasqualoni come cose vecchie che ci Natalone. mettevano. Insomma, questo Topo Gigio, forse sto dicendo la preghiera prima di andare a dormire, perché ha le mani unite, però va a dormire con le scarpe. Cioè, Topo Sì. Gigio Certo non ce l'hai, quindi, ah sì, c'ho pure i ditini ai piedi. che c'è i Che ditini nei carino, quando piedi. si faceva il bagnetto, vabbè. Speriamo che questa casella vi sia piaciuta, a quella di domani. Ciao.